Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati alla Dakar 2024. Siamo qui nel bivacco, in realtà siamo nella zona più remota, più lontana. Come vedete dietro di noi ci siamo le montagne, quindi siamo davvero, adesso difficile a spiegarlo, ci vorrebbe un drone, ahimè proibito, ma questo bivacco considerate che è 3 km di lunghezza per quasi un chilometro di larghezza. I ragazzi prima gli ho detto vado a fare le verifiche e loro mi hanno risposto prendiamo la macchina. Gli ho detto come prendiamo la macchina? Eh no, sì, sai, le verifiche, ecco. Quindi per darvi un'idea, da qua alla Malmotò, e sempre nel bivacco ci siamo, ci saranno 2 km. Quindi impegnativo. Come vi dicevo, verifiche tecniche, qua c'è la donata che è stata promossa, quindi purtroppo non si è riusciti a portarvi all'interno delle verifiche, ma lo vedrete poi nel video che uscirà stasera, quindi vedrete questo primo giorno e mezzo di bivacco, di racconto, quindi aspettate il video giornaliero di stasera. E prima di andare allo shakedown, che andrò adesso, che ho giusto 3 orette per andare a provare la moto, vi volevo spiegare un attimo come vengono svolte le verifiche amministrative e tecniche e insomma quali sono le cose che effettivamente vanno a verificare. Partiamo dalla moto. Allora, la moto ovviamente qua vanno principalmente a verificare gli strumenti, quindi RTF, tablet, SpeedoCap, eccetera, e l'IriTrack, che è lo strumento di sicurezza. Quindi vengono fatte le chiamate a Parigi, viene chiamato il soccorso, vengono testati i tasti. Tra l'altro hanno fatto tanti complimenti a Officine Santa Maria per questa pulsantiera, perché neanche le moto ufficiali, Honda, KTM, nessuno ha una pulsantiera custom. Quindi bravo Maurizio, che si è riuscito a fare un vero gioiellino. E tornando a noi, quindi strumenti e poi parte tecnica, vanno a vedere le gomme, quindi l'omologazione DOT della gomma. Nel mio caso specifico io vado a utilizzare delle gomme Dunlop all'anteriore, una gomma da enduro, le N91, con le Musa Palle di Mr. Wolf, le Moose Balls, e al posteriore invece una D908RR, sempre con Moose Mr. Wolf, che ovviamente deve essere DOT, quindi non si possono andare a montare delle gommacce da cross col tassello estremo o delle gomme a pala per la sabbia, no, sempre e solo gomme DOT. Nel nostro caso, diciamo, tabelle bianche e rosse sono gomme libere, tra virgolette, cioè noi potremmo, volendo, cambiare modello di gomma durante le varie tappe. Per quanto riguarda invece gli ufficiali, le punzonano, quindi devono dichiarare un fornitore di gomma, un modello, e vengono applicate qua sul tallone della gomma, viene applicato una punzonatura che non gli consente di usare solo quelle gomme, una gomma al giorno. Quindi in questo caso, avendo le due tappe marathon, parliamo di massimo 11 treni di gomme per affrontare tutta la Dakar. Poi, sempre sulla moto, ovviamente viene punzonato, un po' come nell'enduro, il telaio, quindi è un numero che mi piace molto, 1777, quindi viene punzonato il telaio, perché ovviamente non si può sostituire il telaio, e poi viene punzonato il motore, qua in mezzo, lo vediamo, guarda se riesci a beccare la punzonatura là in mezzo, che può essere cambiato con penalità nel caso di piloti Rally GP e Rally 2, mentre nel caso della Malmotò da quest'anno c'è una nuova regola che impedisce il cambio motore, questo per mantenere una sorta di spirito originale. L'anno scorso c'era stata infatti qualche polemica perché Charan Moore, che è il ragazzo che ha vinto la Malmotò, gli è caduto un motore dal camion, diciamo che un giorno ha rotto il motore, ha aperto la cassa della Malmotò e dentro non c'erano gli attrezzi ma un motore KTM nuovo. Quindi per evitare questi favoritismi o poca chiarezza nelle regole, da quest'anno si è deciso di introdurre questa regola, che a mio avviso trovo corretta. Poi in realtà altri controlli non ne vengono fatti, quello che invece viene fatto e guardato molto è lato sicurezza piloti, quindi omologazione del casco EC06, nuova omologazione, punzonatura. Intanto facciamo vedere questo aero e magari spieghiamo anche la sua storia. L'idea di quest'anno è stata quella di fare un casco per raccontare un po' la mia storia, o meglio le persone che mi hanno ispirato verso questo cammino dakariano. Quindi si chiama il filo invisibile che ci unisce, e questo filo invisibile, che in realtà non c'è, è un filo di passione, di amore per il deserto, per la moto, per l'avventura, parte da Bruno Birbes, che nell'87 si è schierato un po' la spera in Dio, come ho fatto io il primo anno, alla sua prima Dakar, per poi passare a Giuseppe Canella e alle sue quattro Dakar,
quindi sempre fine anni 80, inizio anni 90. Poi sono nato nel 1990, quindi mio padre, che non è un dakariano, ma mi ha messo su una moto, diciamo, fin da piccolo, e mi ha trasmesso questa grande passione. E poi passiamo a forse il primo vero bresciano che si è spinto in questo viaggio, almeno che per me è stato fondamentale, perché iniziavo ad essere adolescente, ed è Alessandro Botturi, grande Bottu, che con le sue 9 Dakar ci ha un po', almeno noi bresciani, ci ha trainato davvero all'interno di un vortice. Poi la prima persona, sempre bresciano, che ho chiamato quando mi è venuto in mente di fare la Dakar, Livio Metelli. Perché ho chiamato Livio? Perché è del mio motoclub, del motoclub Leonessa, e lo vedevo un po' come me, un ragazzo, un amatore, non un pilotone, ma una persona che voleva inseguire un sogno. E quindi gli ho chiamato, gli ho chiesto: Livio, cosa mi dici se vado a fare la Dakar? E lui mi ha detto una cosa, adesso ve la racconto quest'anno. Aspettate che mi metto di qua, che magari non sono a favore di vento, che se no magari ho paura si senta male. Livio mi ha detto: bravo Tiziano, ti stimo, è grandissima, bellissimo sogno, bellissima idea, però ricordati, c'è solo una regola: per fare la Dakar c'è solo una moto. Avete capito qual è? È austriaca, e io l'ho ascoltato poco sin dal primo anno, però io spero che abbia ragione, o meglio che mi confermi di avere ragione. Poi abbiamo, andando avanti, Tullio Viviani, che è il mio padre della meccanica, la persona che mi ha insegnato davvero tutto delle moto, ma soprattutto delle sospensioni, e al quale voglio molto bene, e che ha preparato anche la donata mentre io ero in Messico a divertirmi, quindi mi ha fatto una bellissima sorpresa. Nicola Dutto, con il quale ho condiviso la Baia 1000, ma che mi ha davvero ispirato e mi ha portato a credere che questa passione che abbiamo per la moto possa raggiungere davvero livelli sconfinati e sconosciuti. E poi le mie tre moto: la Greta, la Beta del 2021, la Renata, la Husqvarna del 2022, e infine la Piera Dakar 2023. E come vedete il filo continua, perché il mio augurio è, ovviamente, di essere qui e correre questa Dakar fino all'ultima tappa, di correrne altre, ma soprattutto che questo filo vada avanti ad ispirare nuove persone, nuovi giovani, nuovi piloti e nuovi amatori, per scoprire, per entrare in questo meraviglioso mondo che è la Dakar. E quindi, dopo questa filippica sul mio airo, sul mio casco, volevo farvi vedere un attimo, camminiamo un po', Paolo, andiamo a vedere le verifiche tecniche, che c'è anche qualche macchina, qualche mezzo più grosso delle nostre moto che passa qui, e poi andiamo allo shakedown. Allora, innanzitutto, guarda là, c'è un bel camion 6x6. Io purtroppo sono molto tecnico sul mondo moto, posso raccontarvi vita, morte e miracoli e larghezza dei dischi di tutte le moto. Sui camion sono un po' meno ferrato, però quello che si può capire è che sono mezzi devastanti. Cioè, aspetta che qua un arabo che fa manovra, vediamo se deve stare proprio in mezzo l'arabo. Sì, buongiorno, salve, salve, sì, gentilissimo, grazie. Eccolo qui, no, in realtà non è un 6x6, è un camion a 4 ruote motrici, come vedete è mastodontico. Intanto degli appassionati di camion tipo Beppe Simonato mi staranno porconando da casa per tutte le mie inesattezze tecniche. È proprio un Iveco, quindi così capite le dimensioni delle gomme. È impressionante, sono davvero delle bestie, i piloti sono tre, proprio perché quando poi devono andare a cambiare le gomme non è proprio così semplice. Qua intanto abbiamo anche le auto, e qui in parte le moto, tra l'altro una moto particolare, perché quest'anno, oltre alla Dakar, diciamo, tradizionale, si correrà anche la Dakar 1000, cioè la Dakar 1000, che sarà una gara aperta solo a veicoli alternativi, quindi vuol dire elettrici, idrogeno, ibridi. E ovviamente anche nelle moto c'è stata un po' una corsa agli armamenti per arrivare pronti per questa sfida, che prevede 100 km al giorno. Quindi diciamo che a livello di percorsi saranno simili, quindi non so esattamente il livello di tecnica, anche perché è la prima edizione, però avremo
veramente una piccola Dakar per i mezzi elettrici, per provare a raccontare una storia di sostenibilità e una storia tecnica differente rispetto ai motori tradizionali. Sono d'accordo, sì, mi piace, sì, e sinceramente la sfida è grande e è giusto iniziare. Vedremo dove riusciranno ad arrivare questi ragazzoni. Intanto qua vedete abbiamo il tendone delle tecniche. Qui, allora, per noi in realtà è molto veloce perché abbiamo già fatto praticamente tutto a Barcellona, quindi tutte le punzonature, le verifiche del libretto, eccetera, eccetera, sono state fatte a Barcellona, quindi diciamo è quasi una prassi. Per le auto, eccetera, c'è invece una trafila un pochino più complessa, in quanto la FIA è molto restrittiva a livello di regolamento, quindi viene ricontrollato tutto. E una cosa abbastanza simpatica, guarda qui Paolo, è che usciti dalle tecniche vanno sulla pesa, quindi salgono su quelle quattro bilance lì e le macchine vengono pesate, in quanto anche lì hanno un regolamento molto restrittivo. Come vedete, qua siamo nell'1% del bivacco, forse meno, ed è una cosa mastodontica. Cioè, è difficile dare la dimensione di questo bivacco e delle persone che lavorano attorno a questa gara. Bene ragazzi, allora io adesso vi saluterei e direi che ci vediamo questa sera. Cercherò di raggruppare un po' tutti gli italiani per raccontarvi gli ultimi aneddoti. Non avete ancora visto Francesco Catanese, non avete ancora visto il sorridente Cesare Zacchetti, perché in realtà sono giorni un pochino frenetici. Stamattina ho scritto un post dove dicevo che la modalità centrifugo dalla lavatrice è stata attivata, ed è proprio così. Intanto guardate questa Porsche Classic, ci sono dei mezzi fantastici. Insomma, la lavatrice è iniziata e siamo già in corsa, quindi vi saluto e l'appuntamento a stasera. Vi ringrazio e magari preparate le domande, che stasera ci sediamo con calma davanti a una birra analcolica e proviamo a rispondere a tutte le vostre curiosità. Ciao ragazzi, grazie di tutto.